Voglio lavorare per un'India nella quale il più povero possa sentire che quella è la sua terra, nella quale può avere una vera voce. Un'India nella quale non ci siano più i privilegiati e i poveri, e dove le comunità possano davvero vivere in perfetta armonia. Mezzi e fini sono termini convergenti. Nella mia filosofia di vita vi è la connessione inviolabile tra mezzi e fini, così come vi è tra il seme e l'albero. Gandhi parla a Londra nel 1930. Gandhi e Charlie Chaplin. Questa è la stanza prigione nella quale il Mahatma Gandhi ha vissuto per anni, studiando, lavorando e filando la lana. Il 12 marzo del 1930 Gandhi, che aveva allora 61 anni, inizia la Grande Marcia della Libertà. Il 6 aprile del 1930 Gandhi rompe la nefasta legge inglese sul sale, per cui veniva condannato chi vendeva il sale fuori del monopolio britannico. Il 30 gennaio del 1948 a New Delhi Gandhi veniva assassinato da un fondamentalista hindu. Aveva detto: se dovrò morire per una pallottola di un uomo cattivo, voglio farlo sorridendo. L'autorità morale non si ottiene cercando di conquistarla, ma viene senza cercarla e si mantiene senza sforzo. Dobbiamo essere guidati nella nostra politica dal nostro senso della giustizia, non dall'abbaglio di vincere una popolarità di basso prezzo.